crack it. Bene, ritorniamo in studio. Come annunciato, in questa seconda parte il grande spazio sarà dato alla eccellenza, ma parleremo anche ancora di Serie D e lo andiamo a fare con il corrispondente del Mattino, Giuliano Pisciotta, che è collegato con noi. Buonasera Giuliano. Ecco, Giuliano, e partiamo un po' dalla Serie D questa volta prima di addentrarci nell'eccellenza. E i giochi sono fatti nel girone I dopo quello che è accaduto ieri, una Cavese che non sa più vincere, non è la prima volta che sbaglia gli appuntamenti importanti, non li sbaglia invece la Gelbison che rifila un poker agli avversari, e come ho scritto, un poker che ha il sapore della Serie C. Sì, assolutamente sì, assolutamente d'accordo con questo passo falso che potrebbe essere fatale alla Cavese. Come dicevi tu, ma ha steccato un'altra partita importante, lo ha fatto con il Lamezia, diciamo ci può stare il pareggio con la Gelbison, però insomma occasioni così vanno assolutamente sfruttate. Il Sant'Agata indubbiamente la sorpresa del girone, indubbiamente una squadra che non è andata a cava per giocarsela a viso apertissimo, anche se qualche occasione l'ha creata, però diciamo che l'approccio della Cavese non è stato dei migliori. Tra l'altro è stata anche sfortunata nel perdere Ciro Foggia nel riscaldamento, dopo mezz'ora si è fatto male anche Allegretti, mancava Banegas per squalifico, quindi praticamente mezzo reparto offensivo a disposizione di Troise è finito KO nel giro di mezz'ora, ovviamente oltre alla vigilia, quindi diciamo che un pizzico di sfortuna l'ha avuto, però c'è anche da recriminare con il direttore di gara, c'è un calcio di rigore che chiedevano gli atleti della Cavese alla mezz'ora della ripresa quando Carbonaro poi si è fatto espellere per proteste, lì l'arbitro era abbastanza ben posizionato, probabilmente non ha valutato, o meglio ha valutato il braccio del difensore del Sant'Agata praticamente attaccato al corpo, quindi che rientrava nel perimetro del corpo, e quindi ha valutato di non punire con il calcio di rigore e la formazione siciliana. Al netto di tutto ciò va detto anche che la Cavese, una squadra che insomma deve rincorrere, deve provare a ridurre il gap dalla prima piazza, carica di una carretta di gol le avversarie, anche se si chiudono a riccio. Era capitato con il Paternò, sicuramente il Sant'Agata ha valori tecnici più alti, però insomma quando arrivi davanti alla porta devi buttarla dentro, altrimenti non è che gli avversari te la sfilano con le mani e se la buttano nella propria porta. Quindi un po' di pecche la Cavese le ha evidenziate, soprattutto un po' di impalpabilità da chi avrebbe dovuto prendere per mano le sorti dell'attacco della squadra ieri. Mi riferisco proprio a Carbonaro, che non ha giocato la sua miglior partita, eppure è arrivato a cava con un certo curriculum, così come tutti gli altri ex Messina. Occasione persa, e per la Gelbison ci sono 180 minuti da capitalizzare quanto prima. La partita di Troina sarà difficile sicuramente, perché il Troina rischia di finire in eccellenza senza passare nemmeno per il tentativo dei playout a causa del gap in classifica, quindi di sicuro... Ti interrompo un momento per dirti che già l'abbiamo anticipato nella prima parte con i nostri ospiti, con Giuseppe Fontana, con Barbette e Parabita. Questa gara, forse l'hai visto anche tu, è arrivato un comunicato, si giocherà a porte chiuse. Sì, probabilmente per questioni di impianto di gioco, sì, così come sì doveva essere ieri ad esempio per Mariglianese Nocerina, che si è giocata in uno stadio che non ha nemmeno il settore di casa per quanto riguarda gli spettatori. Vabbè, questa è una parentesi che apriamo e chiudiamo, magari la riapriamo dopo. Non troverà il tappeto rosso un bel red carpet ad accoglierlo, ad accogliere la Gelbison, ed è giusto che sia così perché il Troina deve giocarsi la permanenza
in categoria, poi c'è l'ultima da capitalizzare. Diciamo che mancano 3 punti per la certezza matematica, ma potrebbe occorrerne anche qualcuno in meno per festeggiare la Serie C. Scaramanticamente parlando, bisogna aspettare sempre il verdetto del terreno di gioco e bisogna giocare le due partite. La Cavese arriva al prossimo appuntamento con un bel po' di scoramento, per carità, questo è chiaro, però è giusto pure che anche la Cavese se la giochi fino all'ultimissimo istante, finché la matematica non la condannerà. Quindi, nonostante ci sia un gap importante di 4 punti, io credo che resterà l'ultima giornata, quella utile al verdetto definitivo per la Serie C. Ecco, Giuliano, la Cavese a questo punto si deve accontentare del secondo posto? A questo punto sì, nel senso che c'è pure lo scontro diretto all'ultima giornata con la Cireale che vale esclusivamente il piazzamento, che dovrebbe valere esclusivamente il piazzamento. La Cavese, in questione di scaggio o meno, dovrà evitare assolutamente di rifondare per il terzo anno consecutivo, meglio per il quarto anno consecutivo, la squadra, così come era già capitato nei 2 anni di Serie C precedenti alla retrocessione. Il presidente Santoriello è chiamato a confermare quelle che erano le sue idee e velleità di progettualità. Ha tirato fuori questa parola dal primissimo istante, da quando rilevò la Cavese dalle mani di Mimmo Campitiello, e purtroppo però i fatti non gli hanno dato ragione perché ha più riprese montato, smontato, rimontato, smantellato e ririmontato il progetto, creando anche un pizzico di, tra virgolette, confusione sportiva, perché poi quando non c'è continuità, non riesci a costruire qualcosa di buono, a meno che non crei una corazzata talmente devastante come fu per il Siracusa e il Cosenza qualche annetto fa. Però il campionato di quest'anno, il campionato della Gelbison, dà la dimostrazione che pur non avendo delle stelle milionarie in campo, è riuscito a costruire una squadra, ha affidato un gruppo a un allenatore capace di gestire un gruppo, proseguendo in quella che era una sua progettualità. Ed è stato questo sicuramente il dettaglio in più che probabilmente ha fatto sì che la Gelbison si mantenesse in testa alla classifica praticamente per tutto il campionato, dalla prima all'ultima giornata. Bene, lasciamo il girone I e brevemente anche sul girone H per parlare brevemente della Nocerina che ha fallito l'appuntamento importante e ora rischia seriamente di non entrare nei playoff, Giuliano. Ma più che rischiare, credo che sia anche abbastanza una certezza, perché vedere le prestazioni ultime contro Virtus Matino, Altamura e Marignanese dà la netta sensazione di quello che poi il traghettatore Spica ha detto nella conferenza stampa pre-partita sabato, parlando di un bel po' di calciatori che sono già con la testa alle vacanze e pensano già alla prossima stagione. Però poi mi viene il dubbio su capacità intellettive di chi si senta già in vacanza, perché è chiaro che, ok, magari non sai già di non rientrare nel progetto Nocerina affidato a Mister Sannino, va bene, ma in queste ultime giornate, se giochi una schifezza, non è che ti vengano a vedere altri operatori di mercato, a meno che non hai un mago come procuratore che ti riesce a trovare squadra, anche se fai una stagione pessima, allora è un altro paio di maniche. Però magari sfruttare queste ultime partite in cui la Nocerina può giocare a mente sgombra, a mente libera, senza troppe pressioni, per mettersi in evidenza per il proprio futuro, può essere anche individualisticamente parlando il discorso giusto che potrebbero fare i calciatori. Però, boh, non lo so, dobbiamo chiedere ad Alberto Angela di fare una puntata speciale di esplorazione nella testa dei calciatori per vedere che ci sta, insomma, in chi ragiona così. A campionato ancora non concluso, mancano un bel po' di giornate. La Nocerina sta collezionando figure barbine da 3 partite di fila. Bene, ed ora parliamo, tuffiamoci nell'eccellenza, Giuliano. Ieri Sì, infatti, visto che piove, quindi ci saranno anche pozzanghere per tuffarci. Vai. spazio al,
allo spareggio per la Serie D, abbiamo John Verdetto, la gara tra Angri e Permese è terminata ai calci di rigore, e sul campo era finita 2-2, e la Palmese, come era accaduto con la Puteolana, ha vinto di nuovo ai rigori, quindi è arrivata a quota 4 e si è assicurata la promozione in Serie D per la gioia di Pietro Pinto, che Baffone Pietro Pinto, Baffone Pietro Pinto, che c'entra un'altra. avevano denigrato all'inizio la scelta della Palmese perché qualche solone, qualche professorone ha tirato fuori aggettivi poco edificanti: è anziano, è fuori dal calcio moderno, non è al passo coi tempi. Intanto, tomo tomo e tutto il resto appresso, come diceva Totò. È andato a vincere il campionato anche contro squadre che, almeno sulla carta, erano meglio attrezzate assolutamente della Palmese. Mi riferisco alla Puteolana e all'Angri che hanno speso fior di quattrini per poter arrivare al primo posto nei rispettivi gironi. Quindi un grande merito a Mario Pietro Pinto, un grande merito alla società della Palmese e a tutti i calciatori che se la sono giocata. Hanno anche sfiorato il successo al 90esimo contro l'Angri. Hanno giocato un grandissimo primo tempo. Nel finale è stato annullato il 3-2 per la Palmese, che avrebbe inguaiato ulteriormente l'Angri, Angri che adesso potrebbe puntare anche semplicemente al pareggio con la Puteolana, vincendo però i calci di rigore. Diciamo che resta decisiva la partita di domenica prossimo, sabato prossimo. Chi vince ai rigori o ai regolamentari andrà in Serie D insieme alla Palmese, chi perde va a giocarsi gli spareggi nazionali contro la seconda classificata della Basilicata. Ecco Giuliano, quindi questa è la gara giocata ieri. Si è giocato E anche un anche altro. il recupero dei playoff a Audax Cervinare. Stiamo vedendo le immagini. Napoli United, la squadra di Maradona Junior, ha vinto, quindi andrà ad affrontare il Savoia. Stiamo vedendo sempre delle immagini di questa partita. E il Cervinara esce di scena e sarà uno scontro, possiamo dire, in chiave partenopea, Savoia-Napoli United, mentre quell'altro vedrà opposto il San Marzano all'Agropoli. E ovviamente il San Marzano gioca in casa, anche il Savoia gioca in casa. Le due vincenti poi vanno in finale. Giuliano, che clima. A parte questa vittoria che stiamo vedendo del Napoli United, come si è vissuto in casa San Marzano, questa attesa partita con l'Agropoli? L'Agropoli, abbiamo sentito la scorsa settimana anche il direttore generale Ugo Schiavo, in vista di questa gara, ci diceva che rispetto all'ultima di campionato sarà certamente tutta un'altra partita. Diciamo sì, diciamo di sì, perché poi all'ultima di campionato il San Marzano si è fatto condizionare in negativo dal punto di vista psicologico, da quello che, dalle notizie che sono arrivate all'intervallo della partita con l'Angri già avanti e in totale controllo del derby con la Scafatese. Piccolo flash sul Napoli United che ha dimostrato una netta supremazia tecnica rispetto all'Audax Cervinara, tutt'altra pasta dal punto di vista dell'organizzazione della squadra, dal punto di vista dei numeri, dei singoli, non c'era nulla a che vedere tra Audax e Napoli United. Lo dimostra il fatto che, a parte il gol subito in maniera fortuita dopo pochi minuti, la squadra di Maradona ha tenuto il dominio del gioco, il pallino del gioco, eppure in inferiorità numerica è riuscita a ribaltare una partita con pieno merito. Quindi ci sarà gara da tripla anche dall'altra parte del tabellone, non solo su San Marzano Agropoli, ma anche per quanto concerne Savoia Napoli United. E forse la squadra di Maradona potrebbe essere la sorpresa di questi playoff. Per quanto riguarda il clima prepartita, lo dicevi tu, insomma, San Marzano e Agropoli stanno provando a giocarsi ognuno il suo tipo di storia, diciamo così. Partita che dobbiamo aspettarci completamente differente da quella che è andata in scena a Santa Maria di Castellabate all'ultima di regular season, ma ci sta, ci sarà qualche recupero importante nel gruppo
del San Marzano, squadre abbastanza complete da una parte e dall'altra. Poi sai meglio di me, essendo molto molto più anziano di me dal punto di vista Grazie. giornalistico, dal punto di vista giornalistico sportivo, fammi specificare, se no ti offendi, che insomma, le gare, le partite secche sono tutt'altra cosa rispetto Certo. alle gare di campionato, quindi puoi aspettarti di tutto e anche un mezzo scivolone può condizionarti in positivo o in negativo una partita. Giuliano, noi ti aspettiamo lunedì prossimo per raccontarci in particolare San Marzano Agropoli, ma anche l'altra sfida, Savoia Napoli United. E grazie come al solito per i tuoi precisi aggiornamenti e alla prossima volta. Grazie, buona serata, Grazie a Giuliano. voi, a lunedì. Bene, Angelica, dopo aver ascoltato anche Giuliano Pisciotta, abbiamo detto gli incontri che ci saranno la prossima settimana nei playoff. Quindi è arrivato il Un momento momento di di. dare la linea alla regia. Giusto qualche minuto di pubblicità, torneremo con la terza parte, parleremo di calcio 5. A tra poco, restate con noi. Thank you.